Allora, buongiorno. Nella lezione di oggi parleremo di oscillazioni libere smorzate in questa prima fase. Come ricorderete, nella lezione scorsa abbiamo affrontato il problema delle oscillazioni libere con riferimento all'oscillazione di un corpo rigido, ma anche di un sistema di due corpi. Ed ora incominciamo nella prima parte della lezione di oggi a parlare di oscillazioni libere smorzate. Quindi facciamo riferimento a questo classico modellino di sistema meccanico massa molla smorzatore. Lo smorzatore lo schematizziamo in questo modo. Qui abbiamo una massa, la massa M, la molla di leggerezza K e uno smorzatore che è caratterizzato da un certo coefficiente di smorzamento beta. Bene, se andiamo a considerare le oscillazioni intorno alla posizione di equilibrio statico, e questo ci consente di non considerare l'effetto della forza peso, se immaginiamo questo sistema posizionato in un piano verticale, perché viene costantemente compensato dall'effetto elastico della molla. Quindi quello che ci interessa anche nelle applicazioni pratiche solitamente è analizzare le oscillazioni intorno alla posizione di equilibrio statico. Bene, se andiamo a considerare una situazione di free body alla luce di queste considerazioni, abbiamo quindi un effetto elastico e quindi abbiamo una forza Kx, un effetto che è la forza viscosa che è direttamente proporzionale alla velocità, quindi abbiamo un beta x punto, e abbiamo poi un effetto inerziale che, come ben sappiamo, dal principio della Lambert dipende dall'accelerazione. Ecco, diciamo questi sono gli effetti e immaginiamo di avere questo orientamento per comodità x punto, x due punti, e quindi automaticamente qui non compare il segno meno, quindi abbiamo la forza elastica, la forza viscosa e la forza inerziale. Chiaramente la somma di queste forze deve essere in equilibrio e quindi possiamo scrivere questa equazione, che è un'equazione differenziale, quindi mx due punti più beta x punto più kx uguale a 0. Questa è l'equazione differenziale del moto, che come vedete è un'equazione differenziale omogenea, perché il termine noto è uguale a 0, è del secondo ordine, ma a differenza delle oscillazioni libere compare questo termine, ok? Quindi c'è anche un effetto di attrito viscoso. Bene, allora noi possiamo andare a risolvere questa equazione differenziale con i soliti metodi che ben conosciamo dall'analisi matematica. Quindi abbiamo m lambda due punti come equazione algebrica caratteristica, un beta lambda più k uguale a 0. Andiamo a trovare le soluzioni dell'equazione algebrica caratteristica, che è un'equazione di secondo grado. Quindi abbiamo meno b diviso 2m più o meno la radice quadrata di beta quadro meno 4km diviso naturalmente 2m. Ok, queste sono le due soluzioni di questa equazione algebrica di secondo grado, che è associata all'equazione differenziale del moto che adesso andiamo a sottolineare. Va bene? Allora, questa la possiamo ulteriormente sviluppare, quindi qui rimane un beta diviso 2m più o meno, questo lo possiamo portare sotto radice, quindi abbiamo un beta quadro 4m quadro meno 4km, e qui abbiamo un 4m quadro. Va bene?
recuperare questa esemplificazione. E quindi scrivere in maniera più compatta beta diviso 2m più o meno la radice quadrata di beta quadro diviso 4m quadro meno k su m. Ok, a questo punto, come ricorderete, abbiamo già introdotto nella lezione scorsa la pulsazione propria del sistema, cioè come omega n che è uguale alla radice quadrata di k su m, che ha l'unità di misura di una velocità angolare, ma rappresenta una pulsazione, va bene? Caratteristica del sistema, radice di k su m. Bene, se ora andiamo a considerare il discriminante che è qui presente sotto radice e andiamo a porre uguale a 0, otteniamo un particolare valore del coefficiente di smorzamento che lo chiamiamo coefficiente di smorzamento critico. Quindi possiamo scrivere beta diviso 4m quadro meno k su m uguale a 0, ok? Quindi questo delta discriminante lo poniamo uguale a 0. Naturalmente da qui ricaviamo un valore particolare del coefficiente di smorzamento che è definito con beta c, quindi coefficiente di smorzamento critico. Quindi da questa relazione noi ricaviamo che beta c è uguale a k diviso m per 4m quadro, ok? Quindi questo si semplifica e quindi questo coefficiente critico è uguale a 4km, va bene? Tramite il coefficiente di smorzamento critico noi ricaviamo un fattore di smorzamento. Fattore di smorzamento che lo indichiamo con C, che è dato dal rapporto del coefficiente di smorzamento e quello critico, quindi beta diviso beta, beta diviso beta C. E quindi otteniamo, e qui abbiamo allora. Scusatemi, qui c'è un beta quadro, sì, qui c'è un beta quadro, quindi naturalmente qui ho una radice e ho una radice anche qui. Di conseguenza qui ho un beta c, quindi ho un 2 radice di kn. Questo è il fattore di smorzamento ottenuto come rapporto tra il coefficiente di smorzamento e quello critico. Quello critico è quello che mi porta a zero il discriminante che è presente nella risolvente dell'equazione algebrica caratteristica associata all'equazione differenziale. Va bene? Allora, questi due termini sono importanti, li vado ad incorniciare, e sono la pulsazione propria del sistema che avevamo già incontrato la volta scorsa e questo fattore di smorzamento psi. Alla luce di questo possiamo ritornare a considerare lambda 1, 2 e andare ad esprimere le due radici in funzione, piuttosto che dei tre parametri beta, m e k, in funzione di questi due parametri. Quindi scendiamo a due parametri, quindi in funzione della pulsazione propria e del fattore di smorzamento. Va bene? Allora, questo lo facciamo subito, ed in particolare ci conviene andare a sviluppare questo termine, ok? Beta diviso 2m. Allora, beta diviso 2m è uguale a che cosa? Allora, posso esplicitare beta da qui, quindi beta
sarà uguale a 2 psi radice di Km diviso 2m. Va bene? Quindi questo e questo si semplifica, questo lo porto sotto radice, quindi mi rimane psi radice di Km, portandolo sotto radice elevo al quadrato, questo e questo si semplifica, radice di Km è proprio uguale alla pulsazione propria. Quindi questo termine, beta diviso 2m, lo posso esprimere come psi omega n, va bene? Psi omega n, e pertanto questo mi consente di andare appunto ad esprimere le due radici dell'equazione algebrica caratteristica in funzione dei due parametri psi e omega n, piuttosto, come dicevo prima, in funzione di m, beta e k. Allora lo riscrivo qui, quindi ho lambda 1, 2 che è uguale a meno beta n, ma abbiamo detto che è uguale a psi omega n, più o meno la radice quadrata di questo termine, ma questo sarebbe beta diviso 2m al quadrato, ok? Quindi sarebbe questo termine qui elevato al quadrato. Di conseguenza questo lo posso esprimere come psi quadro omega quadro di n meno k su m, ma k su m dalla definizione della pulsazione propria è proprio uguale ad omega n al quadrato, ok? Quindi questa la posso scrivere ancora come meno psi omega n più o meno, questo lo porto fuori della radice, omega n radice quadrata di psi al quadrato meno 1, va bene? Ok, e quindi abbiamo, come anticipato, espresso queste due radici in funzione di omega n e psi, va bene? Allora noi ben sappiamo che nella risoluzione di una equazione differenziale la soluzione è di questo tipo, quindi ho una x di t, quindi la funzione spostamento, soluzione di questa, che naturalmente sarà uguale a una combinazione lineare degli esponenziali, naturalmente, quindi avrò una c con 1 per e alla meno lambda 1 t più c con 2 per e alla meno lambda 2t, giusto? Dove c1 e c con 2 sono le costanti di integrazione che possiamo calcolare, come abbiamo fatto la volta scorsa, imponendo delle opportune condizioni iniziali, mentre lambda 1 e lambda 2 chiaramente sono espresse da questa qui in questo modo, ok? Ci rendiamo anche conto che questa relazione naturalmente è valida anche nel caso di smorzamento nullo, perché se il coefficiente di smorzamento, cioè beta, fosse uguale a 0, qui sta il numeratore, se beta è uguale a 0 anche il fattore di smorzamento, se xi è uguale a 0, come vedete ritroviamo omega n radice di meno 1, che sarebbe il numero immaginario che poi per il tramite delle forme di Euler ci porta appunto a delle funzioni trigonometriche, quindi ad un comportamento oscillatorio. Bene, allora adesso il discorso è capire quali sono le diverse risposte libere del sistema smorzato. Possiamo avere diverse risposte libere in funzione naturalmente del fattore di smorzamento. Il comportamento del sistema naturalmente è diverso. È diverso in funzione di che cosa? Dipende da questo discriminante, da quello che sta sotto la radice, ok? Perché si possono verificare, come ben sappiamo, tre situazioni, cioè che quel delta è maggiore di zero, quindi è positivo, che porta ad avere due soluzioni, lambda 1, 2, reali e distinte,
va bene, che poi vanno infilate qui dentro e ci danno la soluzione dell'equazione differenziale, ma può anche verificarsi che il delta è uguale a zero, come per esempio quando appunto delta uguale a zero, beta uguale a beta critico, e quindi questo corrisponde ad avere un xi uguale a 1, naturalmente. Una terza situazione è che il delta è minore di 0, va bene? Quindi due soluzioni reali e distinte, lo possiamo anche scrivere, reali e distinte. Qui abbiamo due soluzioni reali e coincidenti, va bene? Qui con il delta negativo vuol dire che ho la radice quadrata del numero negativo, quindi compaiono i numeri immaginari, quindi ho due soluzioni immaginarie coniugate. E possiamo già da subito intuire che nelle prime due situazioni io ottengo un moto aperiodico smorzato, va bene? Quindi qui ho un moto aperiodico smorzato, e invece in quest'altra situazione, proprio perché ci sono delle soluzioni immaginarie che poi tramite le forme di Euler danno una risposta diciamo periodica sinusoidale, naturalmente qui ho un moto periodico in questo caso, cioè un'oscillazione, però è smorzato. Quindi è una situazione diversa rispetto alle oscillazioni libere non smorzate, ok? Quindi ho ancora un moto periodico se il delta è minore di zero, però è un moto periodico smorzato, che quindi va a scomparire, perché comunque abbiamo a che fare con un sistema fisico-meccanico che è naturalmente asintoticamente stabile, quindi di conseguenza, diciamo, tende a zero. Va bene? Ok, benissimo. Allora, nella situazione in cui il delta è maggiore di zero, naturalmente il delta lo posso leggere con riferimento a questa rappresentazione che chiama in causa le tre variabili caratteristiche del sistema, massa, rigidezza e coefficiente di smorzamento, ma lo posso leggere anche qui con riferimento ai soli due parametri piuttosto che ai tre, quindi fattore di smorzamento e pulsazione propria, ok? Anche qui naturalmente ho un delta e mi accorgo che questo ci porta ad avere un fattore di smorzamento nel primo caso, sì, che naturalmente deve essere maggiore di 1, perché se questo deve essere maggiore di 0, naturalmente xi deve essere maggiore di 1, va bene? Nella situazione di delta uguale a 0, sì, è uguale a 1 come fattore di smorzamento, guardando qui naturalmente, e in questo terzo caso, cioè il delta sarà minore di 0, vale a dire questo, quando il fattore di smorzamento è minore di 1, ok? Quindi, come vedete, il comportamento del sistema cambia. Allora, se andiamo a fare una rappresentazione grafica qualitativa di quelle che possono essere le possibili risposte libere di questo sistema, otteniamo quanto segue. Quindi vado a fare un grafico in funzione del tempo, qui vado a riportare la x di t 0, 0. Naturalmente dipende anche dalle condizioni iniziali e quindi dai valori di queste costanti. Però noi abbiamo in qualche modo già precisato che quando xi è maggiore o uguale a 1, noi otteniamo un moto aperiodico, cioè non ci sono delle oscillazioni. Quindi le risposte qualitative, che naturalmente dipendono dai parametri
in gioco e dalle condizioni iniziali, naturalmente, ci portano ad avere delle risposte di questo tipo, che vi sto qualitativamente rappresentando. Ok? Qualitativamente rappresentando nel momento in cui il fattore di smorzamento è maggiore o uguale a 1. Questo lo possiamo capire bene perché naturalmente dobbiamo sostituire a lambda 1 o 2, diciamo queste espressioni qui dentro nell'esponenziale. Come vedete qui l'esponenziale è negativo, quindi va a smazzarsi. Se vado a fare il limite per t che tende all'infinito, queste tendono tutte a zero, no? Vedete che tendono tutte a zero, può arrivare a zero in maniera diversa, ma comunque tendono a zero. La cosa importante è tenere presente che qui c'è il segno meno, ok? Ripeto che per t che tende all'infinito porta a zero. Ecco, questo è il comportamento del sistema nella situazione in cui t è maggiore o uguale a 1, quindi il sistema è molto smorzato, va bene? E quindi il coefficiente di smorzamento è maggiore dello smorzamento critico, ok? Perfetto. Andiamo a vedere invece che cosa succede con maggiore dettaglio nel caso in cui il discriminante risulta minore di zero, o in altri termini il fattore di smorzamento si risulta minore di 1, che dal punto di vista dei sistemi meccanici è anche il caso più frequente, no? Che ho dei valori di smorzamento solitamente abbastanza piccoli. Allora, in questo caso il delta è uguale, possiamo scriverla in questo modo, come una, se portiamo l'omega n dentro, quindi ho un omega n quadro xi quadro, xi quadro meno 1, questo è minore di 0, va bene? Vado a portare l'omega n all'interno. Ecco, a questo punto può risultare conveniente introdurre una pulsazione propria del sistema smorzato. Ecco, questa pulsazione propria del sistema smorzato lo possiamo scrivere in questo modo. Quindi abbiamo un omega s che è uguale ad una omega n per la radice di 1 meno si quadro. Questa è, diciamo, per definizione la pulsazione propria del sistema smorzato. Tanto è vero che per si che è uguale a 0, quindi senza smorzamento, ritroviamo che omega s è uguale a omega n, ok? Perché omega n è la pulsazione propria del sistema non smorzato, e quindi naturalmente vanno a coincidere nel caso in cui il fattore di smorzamento risulta uguale a zero. Bene, allora qui ci sono una serie di passaggi da fare, cioè ho un lambda 1, 2 che sarebbero sempre le soluzioni dell'equazione algebrica caratteristica, che vado a riprendere da qui, e quindi ho un meno beta diviso 2n più o meno questo termine, che però ho sviluppato in quella maniera, e quindi qui ritrovo più o meno i omega s. Come vedete qui ho 1 meno x quadro meno xi quadro, e qui ho xi quadro meno 1, va bene? Quindi ho cambiato di segno, di conseguenza se questo termine omega s rimane una radice di meno 1 che mi porta ad avere il numero immaginario. Quindi lo scrivo in maniera compatta in questo modo. Naturalmente, come conseguenza, io ho una soluzione x di t come integrale generale di quell'equazione differenziale, può essere scritta come
la costante C con 1 per E alla meno lambda 1 lambda 1 T, lo riscrivo, meno lambda 2 lambda 2 T. Però, diciamo in maggiore dettaglio, io dovrei andare a sostituire il tutto qui dentro, va bene? Quindi il tutto qui dentro. Allora, però attenzione, perché qui diciamo il meno, quindi mi trovo, allora, elevato a meno beta diviso 2m più o meno i omega s t più c con 2 e elevato a meno beta diviso 2m meno i omega s beta. Va bene? Allora, qui il meno viene di conseguenza, quindi in realtà qui ci abbiamo più, il meno in realtà deriva dalla presenza della radice, analogamente anche nel caso precedente. Comunque, questa è la soluzione che noi otteniamo. Allora, questa la possiamo scrivere anche in questo modo, come vedete abbiamo un E alla meno beta diviso 2mt, che metto in evidenza, quindi meno beta diviso da 2mt, che posso mettere in evidenza. Qui mi rimane una c con 1 per e a più i omega st più una c con 2 per e alla meno i omega st. Ok, possiamo scriverla in questo modo. Allora, se vogliamo fare un esempio più dettagliato, andiamo ad ipotizzare una situazione semplice di condizioni iniziali e quindi possiamo scrivere per esempio quanto segue, cioè che per la x t uguale a 0 uguale a 0 e una x punto per t uguale a 0 è uguale ad una v0. Queste sono delle condizioni iniziali. Ci semplifichiamo un po' la vita ipotizzando che questa sia uguale a zero e quindi andiamo ora a ricavare le costanti c1, c2, fermo restando che l'integrale generale lo possiamo esprimere in questo modo. Allora, dalla prima che cosa otteniamo per t uguale a zero? Allora, qui abbiamo dunque che C1 più C2, questo E alla 0 è 1, quindi C1 più C2 è uguale a 0, dalla prima condizione. Per scrivere la seconda condizione dobbiamo andare prima a sviluppare la derivata di questa funzione. Quindi andiamo a scrivere, questa è la x punto di t, andiamo a derivare questa, è la derivata di un prodotto, quindi abbiamo meno beta diviso 2, meno beta diviso 2m per e alla meno beta diviso 2mt, che va a moltiplicare il secondo termine non derivato, quindi è più i omega st più c con 2 e alla meno i omega st più e alla meno beta diviso 2mt, che moltiplica la derivata della seconda, quindi abbiamo un c con 1 i omega s per e alla più i
omega st più c con 2. Qui abbiamo un meno c con 2 i omega s per e alla meno i omega s t. Quindi è c con 1. Ok, e quindi abbiamo sviluppato la derivata, però a noi interessa per la seconda condizione iniziale la x punto per t uguale a 0, quindi andiamo a mettere 0 in questa espressione per ricavare la seconda equazione, e quindi che cosa otteniamo? Abbiamo meno beta diviso 2qm che moltiplica c con 1 più c con 2 più c con 1 i omega s meno c con 2 i omega s. Questa deve essere uguale a V0 dalla seconda condizione. Va bene? Però noi sappiamo dalla prima condizione iniziale che C1 più C2 è uguale a 0 e che quindi C con 1 è uguale a meno C con 2. Ok? Questa la possiamo sostituire nella seconda condizione iniziale, e quindi alla fine otteniamo questo risultato, perché se queste due sono uguali ed opposte, naturalmente questo termine scompare, va bene? Qui cambia di segno e quindi ottengo 2 c con 1 i omega s è uguale a V con 0. D'accordo? E da questa finalmente posso ricavare la costante C con 1 che sarà uguale a V con 0 diviso 2i omega s. Ma questa, come detto prima, è anche uguale a meno C con 2. Cioè sono opposte di segno. Quindi dalle condizioni iniziali possiamo ricavare le costanti di integrazione C1 e C2. D'accordo? Però abbiamo ancora questo numero immaginario di mezzo e ce ne possiamo liberare in maniera abbastanza semplice. Però andiamo per il momento a riscrivere l'integrale, che ora è l'integrale particolare perché stiamo considerando le condizioni iniziali, quindi la x di t è uguale ad e alla meno beta diviso 2m di t, che moltiplica la c con 1 che è u con 0 diviso 2i omega s per e alla più i omega s t più la c con 2, ma la c con 2 è negativa, quindi è uguale a meno u con 0 diviso 2 i omega s per e alla meno i omega s t. Questo è l'integrale particolare per queste condizioni iniziali che ho ipotizzato di avere, cioè una x al tempo 0 uguale a 0 e una x punto al tempo 0 che è uguale a v con 0. Bene, dalle formule di Eulero noi possiamo fare questo ulteriore passaggio e quindi eliminare i numeri immaginari che sono presenti e far comparire appunto delle funzioni trigonometriche. Allora,
qui abbiamo, posso mettere in evidenza V con 0 diviso omega s, sì, diviso omega s per E alla meno beta diviso 2mt, che va a moltiplicare E alla più I omega st meno E alla meno I omega st diviso 2i. Possiamo scriverla ancora in questo modo, va bene? Ecco, questo secondo termine è, possiamo proprio scriverlo come il seno di omega s di omega s t grazie alle formule di Eulero. Ok? Quindi questa è l'espressione finale, forse conviene fare un ulteriore passaggio. Quindi l'espressione finale dell'integrale particolare per quelle condizioni iniziali è questa, quindi V con 0 diviso omega s per E alla meno beta diviso 2mt per il seno di omega st. Questa incorniciata è la soluzione di quell'equazione differenziale come integrale particolare per quelle condizioni iniziali. Va bene? E quindi, come vedete, otteniamo un moto periodico smorzato. Va bene? Mentre per xi maggiore o uguale a 1 abbiamo delle soluzioni di questo tipo, cioè non ci sono oscillazioni, il moto è aperiodico. Quando il fattore di smorzamento è più basso, quindi è minore di 1, qui compare un seno di omega st e quindi un'oscillazione. Però questa oscillazione è smorzata. Perché? Perché al di là di questa costante, no? Di questa costante, che dipende dalla condizione iniziale, quindi dalla V con 0, e come vedete qui c'è presente un esponenziale ad esponente negativo. Esponente negativo quindi va sempre, per t che tende all'infinito, questo va sempre a zero. Ok? Quindi è smorzato, non si ha amplificazione. Va bene? Allora andiamo a dare una rappresentazione grafica, perché questo ci consente di fare ulteriori considerazioni molto importanti dal punto di vista pratico. Allora, scusate, nell'integrale generale come combinazione lineare, naturalmente E alla lambda 1t e alla lambda 2t. Ok? Non c'è il meno, eh? Il meno se lo porta appresso come, diciamo, come risultato della risoluzione dell'equazione algebrica di secondo grado. Quindi a parte questa osservazione, il resto rimane tutto valido. Allora guardiamo quella soluzione lì. Se ora cerchiamo di dare una rappresentazione grafica a questa risposta smorzata, che cosa otteniamo? Questa è la x di t, 0, 0. Allora, per t uguale a 0 abbiamo il seno di 0 e alla 0 e 1 è 0. Va bene? Però proviamo un attimo a puntare l'attenzione solo su questa parte qui, no? Va bene? Quindi E alla 0 e 1, quindi ho V0 su omega S per quanto riguarda la rappresentazione solo del primo fattore. Quindi in effetti noi abbiamo questa soluzione
bene? Perché per t che tende all'infinito naturalmente va a 0, quindi E a 0 è 1, quindi ho V0 su omega S. E poi qui dentro ho l'oscillazione, quindi la risposta è di questo tipo. E così via, tendente a zero. Ecco. Quindi è un moto periodico smorzato. Oh, a questo punto andiamo a mettere in evidenza alcuni aspetti. Allora, se io vado a prendere qui due picchi di questo moto periodico smorzato, questo qui è il periodo che lo indico con TS. Va bene? Naturalmente il periodo di oscillazione è legato alla pulsazione smorzata, cioè legato alla omega S, ok? Cioè possiamo scrivere che TS è uguale a 2π diviso omega S come periodo di oscillazione, e naturalmente questo è l'inverso della frequenza, dove la omega S gli abbiamo dato una espressione che dipende dal fattore di smorzamento, ve la riscrivo qui sotto, quindi omega S è uguale alla omega N per la radice di 1 meno si quadro come fattore di smorzamento. Va bene? Ok. Questo è molto importante dal punto di vista pratico applicativo, perché ci porta a definire un altro parametro che si chiama il decremento logaritmico. Che cosa vuol dire il decremento logaritmico? Allora, se noi andiamo a prendere due picchi, così come ho fatto in questo schema, questo lo indico, questa ampiezza la indico con x con 1, quest'altra ampiezza la indico con x con 2, io posso andare a considerare il rapporto tra queste due ampiezze. Va bene? Allora, posso scrivere x con 1 diviso x con 1 diviso x con 2, ma questi sono i valori massimi che fanno riferimento a questa soluzione, ma la funzione che rappresenta chiaramente questo grafico è questa, giusto? Siccome lì stiamo parlando dei due picchi e quindi i valori massimi, ci siete? I valori massimi, naturalmente sto considerando soltanto il primo fattore, i primi due fattori di questa espressione. Ci siete? E allora, innanzitutto questo è un esempio, ma ci conviene dare una espressione più generale a quella soluzione, che sarebbe la seguente, e la scriviamo qui, quindi una x di t la posso scrivere in generale come una x con 0 per e alla meno xi omega n t, che moltiplica il seno di omega s t più un phi con 0. Va bene? Perché, come ricorderete, io ho sviluppato questo esempio che fa riferimento a delle particolari condizioni iniziali, d'accordo? La soluzione, nel caso più generale, può prendere questa forma qui, dove compare questo x con 0, che è l'ampiezza, fattore di smorzamento, pulsazione propria e pulsazione del sistema smorzato con la fase. Ecco, alla luce di questo, come stavo dicendo, andiamo a considerare questa prima parte, che poi corrisponde a questa che stavo indicando prima, giusto? Come valore massimo. Quindi l'x con 1 lo posso rappresentare come x con 0 per e alla meno xi omega n t, se indichiamo questo come istante t, giusto? Per quanto riguarda l'x con 2, io prendo l'x con 2 dopo un periodo, ok? Perché sto considerando due picchi, quindi passo da qui a qui, quindi questo istante sarebbe t più t con s, giusto? L'espressione è la stessa, ma posso scrivere x con 0 per e alla meno xi, questo è omega n, xi omega n,
ti vincolo PTS, giusto? Questo è quello che posso fare. Allora, sicuramente questo e questo si semplifica. Qui ottengo un E alla meno xi omega n t diviso E alla meno xi omega n t, che moltiplica E alla meno xi omega n t con s, giusto? Questo termine si semplifica ancora. Qui abbiamo un meno all'esponente, quindi lo posso portare solo. Quindi che cosa ottengo? Ottengo E alla xi omega n t con s. Questo per quanto riguarda il rapporto delle ampiezze, va bene, misurati in due picchi successivi. Va bene? Ecco, come vedete lì c'è un esponenziale che ci dà un po' fastidio. Questo è il motivo per cui passiamo ai logaritmi, no? E quindi otteniamo il decremento logaritmico. Decremento perché l'ampiezza, come vedete, va scendendo, perché il sistema è periodico, smorzato. Va bene? E allora introduciamo il decremento logaritmico, che è il logaritmo di n x con 1 diviso x con 2, ma questo, se vado a fare il logaritmo di questo termine qui, ottengo xi omega n t con s, logaritmo di E naturalmente uguale a 1, e quindi vedete che otteniamo un'espressione semplice del decremento logaritmico. Ok? Ecco, questo discorso, diciamo teorico fino a questo punto, in realtà ha grande importanza dal punto di vista pratico. Ecco, perché? Allora, ancora questa gli possiamo dare un'ulteriore espressione, perché questa è una xi possiamo lasciare una omega n, ma la t con s l'ho definita come 2y su omega s, quindi qui ho xi omega n 2y, ma la omega s è la pulsazione del sistema smorzato, quindi posso ulteriormente scriverla come omega n radice di 1 meno xi al quadrato. Omega n si semplifica, e quindi posso dare questa ulteriore espressione al decremento logaritmico. Ok? Quindi l'abbiamo espresso in questo modo. Facendo le opportune sostituzioni otteniamo questa seconda espressione, cioè 2π xi diviso la radice quadrata di 1 meno xi quadro. Allora, da questa uguaglianza, dall'uguaglianza di queste due espressioni, che cosa possiamo ancora ottenere? Allora, vediamo un po'. O meglio, con riferimento al decremento logaritmico, possiamo risalire al fattore di smorzamento, che è una cosa abbastanza complicata da misurare, da rilevare dal punto di vista sperimentale. Quindi che cos'è che si fa dal punto di vista pratico sperimentale? Si eccita il sistema, lo si sollecita, va bene, e poi il sistema incomincia ad oscillare e si fa un'acquisizione. Si fa un'acquisizione, il comportamento è di questo tipo. Quindi non è difficile andare a individuare i due picchi dell'oscillazione, va bene, e ricavare dal punto di vista sperimentale il decremento logaritmico. Va bene? Ok, ma dal decremento logaritmico, grazie a questa espressione, noi possiamo risalire al fattore di smorzamento, ok? Perché alcune volte, per esempio nel caso delle sospensioni automobilistiche, diciamo l'ammortizzatore è un elemento discreto che sta lì ed è presente, e quindi diciamo è più semplice risalire
al fattore di smorzamento, al coefficiente di smorzamento, ma se noi abbiamo a che fare con un albero che vibra, lo smorzamento è uno smorzamento elastico del materiale, naturalmente il discorso è molto più complicato. Quindi questa strada è sicuramente molto conveniente per risalire dal punto di vista sperimentale al fattore di smorzamento. E allora possiamo scrivere quanto segue, cioè delta radice di 1 meno xi quadro che è uguale a 2y xi. Va bene? E da qui facciamo qualche altro passaggio per andare ad individuare questo xi quadro. Ci conviene elevare tutto al quadrato, quindi ho un delta quadro 1 meno xi quadro che è uguale a 4y quadro xi quadro, va bene? Quindi ho un delta quadro meno delta quadro xi quadro meno 4y quadro xi quadro uguale a 0. Metto in evidenza xi quadro, quindi che moltiplica delta quadro più 4y quadro, porto all'altro membro, e questo è uguale a delta quadro. Va bene? E quindi ancora posso scrivere che xi è uguale a delta, avendo estratto la radice, diviso la radice quadrata di 4y quadro più delta quadro. Questa è l'espressione che ci permette di ricavare il fattore di smorzamento, noto che sia il decremento logaritmico. E ripeto, il decremento logaritmico noi lo andiamo a rilevare dal punto di vista sperimentale. Ecco, c'è ancora da dire un'altra cosa. È chiaro che noto il fattore di smorzamento, posso risalire anche al coefficiente di smorzamento. Se ci ricordiamo la definizione di xi, ricordo che xi è uguale a beta diviso 2 radice di Km, quindi se ricavo xi dal decremento logaritmico posso naturalmente da questa espressione risalire anche a beta che è uguale a 2xi radice di Km, va bene? Quindi ricavo anche il coefficiente di smorzamento dal punto di vista sperimentale. Però attenzione, perché dal punto di vista sperimentale, se il fattore di smorzamento è piccolo, cioè il sistema è poco smorzato, cosa abbastanza frequente, capite bene che se il fattore di smorzamento è piccolo, è naturale che questa esponenziale scende poco, no? Scende in maniera più lenta, quindi il decremento dell'ampiezza sarà più piccolo. Quindi se io vado a prendere un solo periodo, perché per il momento un solo periodo abbiamo considerato, due picchi successivi, la differenza tra x1 e x2 è piccola, ok? Va bene? Questo qui scende di meno al variare del fattore di smorzamento, smorzamento piccolo. E allora in questi casi non siamo obbligati a considerare due picchi successivi, ma ne posso prendere uno in questa posizione e un altro molto dopo. Però attenzione, perché devo sapere il numero intero di periodi, di con S, che vado a considerare tra un picco e l'altro. Va bene? E allora, alla luce di queste altre considerazioni, cancello qui e per quindi fattore di smorzamento piccolo, insomma, diciamo piccolo, per cui
molto minore di 1, che già sappiamo che è minore di 1, altrimenti il moto sarebbe aperiodico, quindi non avrebbe senso tutto questo, ma se è particolarmente piccolo e molto minore di 1, possiamo fare riferimento a due picchi distanziati tra n periodi, va bene? Quindi posso scrivere x con i diviso un x con i più n, dove n è un intero, come dicevo, che rappresenta il numero di periodi. Poi valgono le considerazioni che abbiamo fatto prima, quindi x con 1, trattandosi del valore massimo, mi interessa solo l'esponenziale, e quindi qui ho x con 0 per e alla meno si omega n t diviso che cosa? X con 0 per e alla meno xi omega n t piccolo più n periodi, quindi più n t con s. Naturalmente se n è uguale a 1, ovviamente ottengo la situazione di prima, va bene? Questo si semplifica e qui possiamo fare passaggi analoghi a quelli fatti prima, ma il risultato, cambiando poi di segno, cioè ribaltando l'esponente, quindi abbiamo allora e alla xi omega n per n t con s. Passando dal rapporto delle ampiezze al decremento logaritmico, naturalmente qui vado a considerare il logaritmo di x con i diviso x con i più n, facendo il logaritmo ottengo xi omega n per n t con s. Insomma, otteniamo praticamente lo stesso risultato. La differenza è che compare questo n, che rappresenta il numero di periodi tra i due picchi che vado a considerare. Ok? Questo per agevolare le operazioni dal punto di vista, pratico. Va bene? E questo è tutto per quanto riguarda appunto il decremento logaritmico e un modo sperimentale per andare a calcolare il fattore di smorzamento nel caso dei sistemi meccanici. Vabbè, facciamo una pausa.